Buonasera, ben trovati, consueto appuntamento del lunedì con Pianeta Dilettanti. Sostituisco sicuramente in maniera indegna il collega Lorenzo Bertolucci e lo faccio in una puntata che parte con il sorriso sulle labbra, perché questo 2017 per i miei ospiti, per le loro rispettive squadre, è cominciato con il piede giusto. Sto parlando di Rodolfo Marracci, che è accompagnatore del Givi Borgo. Buonasera. Buonasera Rodolfo, e poi con noi per il Castelnuovo ci sono il centrocampista Lorenzo Biagioni. Buonasera. Ciao Lorenzo. E Pucci, Pierpaolo, perché io non sapevo neanche era Pierpaolo, ma il conosciutissimo Pucci a Lucca, che ha ricoperto tanti ruoli a partire dalla Lucchese e poi in tante altre squadre. Benissimo. Grazie, buonasera a tutti. I dilettanti. Campionato iniziato col piede giusto nel 2017, partiamo dal Givi Borgo. Givi Borgo ieri aveva una brutta gatta da pelare, perché dopo qualche cambiamento avvenuto con il mercato invernale, dopo il cambio di allenatore, la china ha cominciato ad essere risalita, ma ieri c'era una prova di maturità da superare, quella con il Querceta, scusate, Real Forte Querceta, la squadra allenata da Guido Pagliuca, che tanto bene sta facendo in questo torneo. E direi che al di là del punto ottenuto, il Givi Borgo questo esame di maturità l'ha superato a pieni voti. Sì, abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo imbrigliato bene la squadra di Pagliuca e devo dire che è stata una delle partite migliori che abbiamo fatto in questa, anche di questi 5 risultati utili consecutivi, che abbiamo dimostrato veramente di essere squadra. Purtroppo siamo partiti come siamo partiti, la strada è sempre assai difficile, però bisogna guardare di partita in partita e con lo spirito che abbiamo affrontato la partita di ieri. Rodolfo, credo che tu abbia detto una cosa sacrosanta, avete affrontato questa partita, avete dimostrato di essere squadra. Durante la prima fase di questo campionato, quando il Givi Borgo ha trovato così tante difficoltà da trovarsi addirittura all'ultimo posto in classifica, è capitato più di una volta che il Givi giocasse comunque discretamente sul campo, ma che poi alle prime difficoltà si sciogliesse come neve al sole. Mancavano forse troppi giovani, mancavano dei punti di riferimento, e quelli che erano stati presi per ricoprire quel ruolo forse erano più bravi tecnicamente che non ad essere uomini squadra. Oggi il Givi Borgo è un'armata compatta. Sì, ci dobbiamo nascondere. Ora abbiamo in squadra 3 o 4 giocatori di esperienza, Gambadori, Zuppardo, che si conoscono tutti per il loro passato, e quindi è un attimino più facile. Poi anche altri ragazzi sono stati presi, sono, diciamo, di categoria, agonisticamente ci siamo. Prima eravamo, l'età media era veramente era più, ma no, per parlare dei giovani, questa categoria qui, se non c'hai quell'esperienza e dei giocatori e 2 o 3 giocatori importanti, fai fatica, è inutile nasconderlo e dire, se no si parla sempre di cose che non hanno senso. Anche perché gli altri, bene o male, tutte le squadre ce l'hanno, 3 o 4 ce l'hanno. È inutile nasconderci. Direi che la storia di Givi Borgo e Castelnuovo un po' si assomiglia, perché anche l'anno scorso il Castelnuovo ha incontrato tante difficoltà, tanti giovani, quest'anno il lavoro in estate per ridisegnare un po' la squadra, piazzare qualche nome importante, la scelta dell'allenatore direi fondamentale. E il Castelnuovo in questo campionato di promozione è la vera sorpresa, perché l'Aglianese è lassù dove tutti pensavano che fosse. Il Castelnuovo, soprattutto dopo la partenza quasi ad handicap, ora siete a 9 vittorie consecutive. Esatto, no? Sì. Dunque c'è stato la partenza col freno tirato, però ci siamo ricompattati, abbiamo con l'allenatore, con la società, io che vivo lo spogliatoio, queste cose qui l'ho vissute. E abbiamo fatto un gruppo eccezionale, e se no queste 9 vittorie penso che sia il gruppo che l'ha voluto a tutti i costi. Poi è chiaro che abbiamo dei giocatori
di categoria come Gori, come Nardi, come Cecchini, che forse sono anche distanza un po' stretta la promozione, potrebbero fare altre categorie. E poi dei ragazzi giovani che stanno andando benissimo. E questo gran merito va anche a Edoardo Micchi, perché ha migliorato molto questi ragazzi. Parlo dei Da Prato, degli Orzetti, dei Casci, che Casci poi l'anno scorso ha giocato tutto il campionato, anche lo scorso anno. E lo stesso Bresciani, tutti i ragazzi che migliorano. È chiaro che in questi campionati qui, se c'è le quote importanti, servono molto. Biagioni come si comporta? Biagioni è il nostro Gattuso di centrocampo, è uno che riga, è uno che raccatta anche sino di palloni, è già qualche anno che è a Castelnuovo e la sua presenza si fa sentire, perché infatti da quando abbiamo recuperato lui, perché all'inizio ha avuto qualche problema fisico, la squadra si è trasformata. Non credo che sia solo per merito suo, il merito è di tutti, però lui è stato un buon apporto, sinceramente. Lorenzo. Comunque volevo parlare un attimo di Edoardo Micchi, perché è il primo anno che fa l'allenatore. Io guardo, lo volevo proprio chiedere a Lorenzo, che intanto che effetto fa, perché a Castelnuovo Micchi è un'istituzione, no? Ma soprattutto credo che sia la persona giusta nel posto giusto, con questo senza nulla togliere anche a Fanani e a quant'altro, però ecco, lui riesce a riportare sul campo quello che un po' è successo nella sua storia, perché lui sicuramente un fenomeno non era, però ha lavorato sempre talmente tanto che è arrivato a dei livelli, insomma, quando è andato a Rimini, certo, in C2, Rimini lottava per la B, insomma. Cararese, Massese, insomma. Come si comporta sul campo Edo? Edo si comporta veramente bene, perché riesce a tirare fuori il meglio da ognuno di noi. E poi con tanti giocatori, ci ha anche giocato negli ultimi anni di carriera, pure certo, a Castelnuovo. Anche te ci hai giocato, no? Sì. Quindi magari all'inizio faceva anche un po' strano ritrovarselo come allenatore dopo averci giocato insieme, però con la sua esperienza, il suo modo di lavorare, che comunque ti fa lavorare in maniera tranquilla, senza metterti anche troppe pressioni addosso, secondo me sta facendo veramente benissimo. State anche molto benissimo meglio dal punto di vista fisico ultimamente, un po' una cosa che accomuna un po' anche, sì, cercavo delle similitudini, no? Anche il Givi nelle ultime gare l'ho visto nettamente diverso dal punto di vista fisico. Non solo questione di allenamento, ma anche questione di uomini, perché chi è di categoria superiore lo è tecnicamente, ma lo è anche perché atleticamente ha qualcosa di più. Sì, sicuramente. Molte partite, magari il primo tempo, erano combattute, in cui non si riusciva a trovare degli sbocchi, mentre il secondo tempo tante squadre calavano appunto fisicamente, e noi invece si manteneva sempre il solito ritmo e piano piano si riusciva a passare in vantaggio o a chiudere la partita. Torniamo al Givi, poi guardiamo un po' anche, sì, di tabelle. Sicuramente c'è stato un cambio di passo. Parto da come sta May dietro, tanto per incominciare, perché May è partito ad handicap, ha cominciato giocando, anche se forse non era ancora a posto per giocare. Ora piano piano, partita dopo partita, ha preso il passo e sicuramente tutta la squadra ne ha guadagnato. Sì, sì, a parte che si è fatto male domenica, sarà difficile che ci sia. Sì. Col suo innesto il mister ha cambiato modo di giocare, siamo andati a tre dietro. Questo anche perché abbiamo dei ragazzi, anche con gli acquisti fatti, ti permetteva anche di avere una solidità maggiore e siamo migliorati. Da quando è entrato anche lui, infatti, abbiamo iniziato a questa serie positiva che speriamo continui. Io ho commentato la partita che avete vinto domenica scorsa in casa, ho visto questo ragazzo che gioca dietro a fianco di me, Mandà, mi sembra che si chiami. Quello di colore. Samba, scusami, e praticamente ha fatto due cose, una per recuperare un pallone e una per spaccare la difesa, portare in superiorità numerica l'attacco del Givi Borgo, che ti fa vedere che insomma chi ha più gamba, chi ha più forza in questa categoria, sì, fa, sì, la differenza. Anche lui è un acquisto azzeccato per la rosa, no? Si era fatto male la domenica precedente Paccagnini, che non ha quota, 96, certo, e lui è entrato al posto di Barretta. Comunque
ecco, è entrato e si è calato, cioè, ha fatto una buona partita e ha continuato a fare anche ieri, ha fatto una buona prestazione. Ma siamo cresciuti tutta la squadra, ripeto, ora purtroppo le partite sono sempre meno e non puoi sbagliare, però... I jolly ve li siete già giocati tutti? I jolly sono... sì, domenica abbiamo un'altra partita fondamentale. Chiederei a Marco in regia se ci fa vedere i risultati di ieri, perché questo pareggio vale tanto oro quanto pesa per il Givi Borgo, un Givi Borgo che si è rimesso dietro un bel po' di squadre. La Fezzanese ha perso in casa col Sestri Levante 3-0, finale Ligure Montemurlo 1-1, Gavorrano Ponzacco 3-2 con la squadra di mister Condor Bonuccelli che non perde un colpo. Il Viareggio ha perso 1-0 sul terreno della Lavagnese, poi il pareggio 0-0 fra Real Forte Querceta e Givi Borgo. Il Savona ha battuto Ligorna 4-0. E poi c'è la vittoria della Massese, importante sempre per la salvezza, per la corsa della salvezza del Givi Borgo, che ha battuto in casa lo Sporting Recco. La vittoria dell'Argentina sul terreno del Sanremo e poi il Montecatini che ha ridimensionato il Grosseto con un secco 5-1. Se vediamo la classifica, vediamo infatti che il Gavorrano sta facendo un campionato eccezionale, inseguito dalla Massese, dal Savona e dalla Lavagnese, che si stanno un po' spartendo i punti negli scontri diretti, mentre il Gavorrano non perde un colpo. Il Real Forte Querceta è lì a quota 33, il pareggio di ieri le consente di stare aggrappato al gruppo di testa, il pareggio di ieri però consente soprattutto al Givi Borgo di mettersi dietro Fezzanese, Viareggio, Grosseto e Sporting Recco, una classifica che oggi, a vederla così, rispetto poi all'andazzo anche delle partite che ci hanno state una serie innumerevole fra trasferte sfortunate, partite in casa mezze regalate, che sì, vi ha messo in grossa difficoltà. Dobbiamo guardare di partita in partita, è inutile stare, è chiaro che abbiamo fatto 11 punti nelle ultime 5 partite, questo la dice tutto, però ripeto, quello non possiamo parlare del passato. Vi siete dati una quota salvezza? No, bisogna pensare, penso, di partita in partita, è quello che dice il mister ai ragazzi, per non andare in la testa deve essere sempre concentrata la domenica successiva e pensare all'avversario. Ripeto, domenica abbiamo una partita fondamentale, ci mancheranno abbiamo delle assenze importanti, però dobbiamo pensare a concentrarsi sulla Fezzanese. Ci fermiamo per un breve break, la pubblicità, e poi torniamo ancora qua e parliamo ancora di Givi Borgo e di Castelnuovo. Ben ritrovati Pianeta Dilettanti, ci siamo lasciati con la classifica della Serie D, direi di ripartire proprio da quella per capire un po' cosa succederà domenica prossima, quando il Givi Borgo andrà ad incontrare la Fezzanese, una partita difficilissima, una partita dove sarà importante comunque mantenere almeno inalterate le posizioni, anche perché la quota salvezza vera e propria è ancora lontana, 5 punti per il Givi Borgo, che dovrà faticare e tanto, perché ne retrocedono due direttamente, no? Due dirette e quattro... E quattro vanno ai play-out. Quindi, insomma, ci sarà davvero da lottare fino all'ultima gara. I complimenti vanno al Givi Borgo, anche perché è stata capace, come dicevamo all'inizio, di portare via punti dal campo di Forte dei Marmi. E Necchi Balloni, oggi come oggi, con Pagliuca in panchina, è un terreno dove sì, è sempre difficile portare via punti. Hanno sbagliato il rigore, ma credo che tutto sommato, anche leggendo quotidiani, hanno rispecchiato come è andata la partita. Abbiamo dimostrato, con pizzica presunzione, ma di essere più squadra noi, diciamo, che di loro, perché l'abbiamo messi in difficoltà. Forse non si aspettavano un'aggressività come l'abbiamo dimostrata per 90 minuti. Ecco. Poi ripeto, noi abbiamo tutto... Cioè, da recriminare il passato, bisogna pensare di domenica in domenica anche a essere Quanto ripetitivo. Questo cartellino giallo a Gambadori? No, Gambadori è stato espulso. Sì, secondo cartellino giallo, espulsione nel recupero. È un giocatore lui,
che l'ho visto in altre partite, arbitrava lui in campo, perché comanda, la sua esperienza è... Ha sbagliato, però è un'assenza fondamentale. Un po' particolare, perché insomma poi a quel punto lì manca... L'arbitro di ieri ha sbagliato un po' da ambedue le parti, però insomma è stato un po' troppo fiscale. Vabbè. Beh, il rigore, non so se Marco ce lo può far vedere. Il rigore era viziato da un fallo, sì sì, ma poi dopo il fallo che ha fatto Quadio era netto, però c'era un fallo precedentemente a suo carico. Però, certo, vabbè. Gambadori lì in mezzo è un'assenza pesante. Sono cavoli del mister, il bandolo della situazione. A proposito di mister, abbiamo parlato tanto di Micky, bisogna parlare anche di Amoroso, perché ha preso in mano una situazione non facile e mi sembra che abbia trovato il bandolo della matassa. Intanto sì, ha sistemato la squadra, ha trovato l'11 titolare. Lui è sempre stato abbastanza pratico con chi... col materiale che aveva a disposizione. È chiaro che con questi innesti anche lui ne ha trovato, ha messo la sua mano, ma è stato un po' anche facilitato da questi qua da c'è questi il giocatori. Fallo di cui parlavamo prima, il rigore Quadio che entra col sinistro. Sì, sì, no, il fallo era netto. Se poi andiamo avanti con le immagini, vediamo proprio alla fine della sintesi, la puoi lasciare scorrere Marco, c'è Gambadori che perde un po' di tempo per battere una punizione sulla tre quarti offensiva. No, ma... E qui c'è un'altra occasione, siamo già nel secondo tempo. Qui c'è l'allontanamento. È stato nato tutto dall'espulsione. Ecco, Gambadori, doppio giallo ed espulsione. Dall'espulsione di Pagliuca. Stava perdendo tempo. C'è stata una diatriba con l'arbitro sull'espulsione di Pagliuca che non voleva uscire dal campo. C'è stato questo scambio di battute con l'arbitro e poi dopo l'ha buttato fuori. Però senza offendere, senza... Vabbè. Vabbè. E torniamo invece un attimo a noi, andiamo a vedere anche i risultati della promozione. Promozione che ieri vedeva la 17ª giornata, seconda di ritorno, l'Aglianese che supera senza problemi lo Staffoli 4-0, il Castelnuovo che ha battuto Lampo 2-0, Firenze Ovest e Calenzano 1-1, Lanciotto Vaianese 1-3, il Quarrata che ha battuto Ponte Amoriano 2-1, Real Celetese Mariseti 2-1, Saginale Pontremolese 0-2, Vorno Lammari 2-2. Dopo abbiamo anche qualche immagine di Vorno Lammari e le voglio commentare con voi. Andiamo invece a vedere la classifica, perché la domanda sorge spontanea. Rimangono 10 punti fra Aglianese e Castelnuovo, c'è uno scontro diretto, ci sono ancora da giocare tante partite. È vero che l'Aglianese è una squadra super attrezzata, ma soprattutto secondo me avrete una difficoltà in più che prima non avevate, che adesso le squadre vi aspettano. Cioè, tutti sanno della forza del Castelnuovo, 9 vittorie di fila e non lasciano più nulla al caso, giocano chiuse e certo, diventa più difficile esprimere il proprio calcio. Sì, sicuramente, però 9 partite vinte non è un caso, no? Quindi certo, molto probabilmente il merito è ampiamente dei nostri giocatori. Poi avendo un campo un elemento come Gabriele Gori che può trovare il gol in qualsiasi momento, palle inattive, su azione, ha già fatto 13 gol in 15 partite perché uno non ha giocato perché era assente, e quindi avendo un giocatore così e una difesa ermetica che fino adesso le ultime partite abbiamo subito 2 gol soli, le ultime 7-8 partite mi sembra 2 gol soli, certo, quindi siamo tranquilli. È chiaro che l'Aglianese per noi è una corazzata, no? Noi cerchiamo di rimanere nella posizione in cui siamo e raggiungere i playoff, poi ce la giocheremo lì eventualmente l'eccellenza. Però con l'Aglianese sappiamo già in partenza, anche dovessimo vincere domenica, sì, magari vincendo domenica si potrebbe fare un po' di paura, però rimarrebbero sempre 7 punti che li recuperi male. Comunque noi il nostro obiettivo è quello di arrivare nei playoff, e sono sicuro col lavoro che sta facendo Edoardo Micky, col gruppo che si è ricomposto, con la società che ci sta molto vicina, con il direttore sportivo Valenzi che quest'anno ha lavorato bene, il presidente Baiocchi, Alvaro Pieroni, Fabio Turri, io adesso cito un po' tutti perché mi fa piacere citarli, certo, Lombardi Silvano, Paolo Lenzi e soprattutto Franco Pedreschi, che anche lui è un uomo grande di spogliatoio, mitico Ciona, è sempre presente come me del resto agli allenamenti. Viviamo lo spogliatoio e diamo una grossa mano ai ragazzi. Io non mi voglio prendere meriti, però il merito è tutto di loro.
però con questa prospettiva, con questo carattere, con questo gruppo che abbiamo, io sono molto fiducioso. Come si prepara una gara come quella di domenica, Lorenzo? Una gara come quella di domenica, diciamo che si prepara quasi da sola, perché le motivazioni ci sono sicuramente, noi cercheremo di fare il meglio possibile, magari cercando di non perdere prima di tutto per mantenere la seconda posizione e poi vedremo perché l'Alianese sta facendo un campionato a parte, ha una squadra forte, non c'è nulla da dire e noi cercheremo di dare il nostro meglio. Io durante questo periodo ho sempre visto grande fiducia da parte della società anche nel momento difficile, quando siete partiti oggettivamente male. Vista dal campo e dallo spogliatoio, invece, come l'avete vissuto questo cambiamento? Cioè, cos'è successo nella vostra testa o anche sul campo? Al di là del fatto che prima Biagioni non c'era, poi è rientrato. Sì, vabbè, sì. A parte quello, ma vabbè. No, la società sì, non ci ha mai, ci ha sempre lasciato lavorare tranquilli e secondo me questa è stata una cosa molto importante. E poi abbiamo trovato, diciamo, una quadratura. C'erano giocatori nuovi come Gori, Nardi, Cecchini, tutti giocatori di valore, come ha detto Pierpaolo, anche magari di categoria superiore. Certo. E quindi ci siamo integrati fra noi, abbiamo fatto gruppo, perché c'è un grande gruppo dentro lo spogliatoio. Io Gori l'ho visto tanto nel beach soccer, no? Poi l'anno scorso giocava a Seravezza. Seravezza. E l'ho seguito e faceva tanti gol così. Che effetto fa vederlo sul campo, anche pensare che magari è uno che ha vinto la Coppa dei Campioni di Bicicletta? Fa un strano effetto, perché poi si vede che tecnicamente è veramente forte, cioè non c'è niente da dire. Con le squadre chiuse, lui che magari trova sempre la giocata, anche all'allenamento, poi un bravissimo ragazzo. Siete riusciti a recuperare anche Nardi? Sì, sta dando molto da fare, ha fatto 7 gol, forse arriverà anche in doppia cifra, però gioca molto per la squadra, torna indietro, aiuta compagni. Comunque quello che volevo dire di Gabriele Gori, soprattutto quello che mi ha fatto impressione importante, è l'umiltà che ha questo ragazzo, perché insomma si potrebbe permettere anche altre cose, invece è un ragazzo eccezionale proprio sul punto di vista umano. In 2 anni ha fatto 35 gol a Seravezza, poi non l'hanno riconfermato, secondo me per motivi di bisoccio, come dicevi te prima, perché lui a volte è assente, anche con noi non ha fatto la preparazione, certo. Quindi tante squadre ormai non accettano che il motivo, però come giocatore per l'eccellenza è un lusso, cioè dico che lo vorrebbero tutti uno come Gabriele Gori. Parliamo proprio del reparto d'attacco e torniamo al Givi Borgo, Giordani, Zuppardo, Catanese. Mi sembra che davanti siate più che sistemati, al di là che non c'è quella brillantezza che c'era prima, però Zuppardo diventa un punto di riferimento imprescindibile. Le prime 2 partite che ha fatto 2 gol. Sì, ma poi si fa dare la palla addosso, la tiene, ha esperienza. Insomma. È una vita che fa questa categoria, però un ragazzo di 30 anni è sempre 31 anni. È sempre fisicamente, è sempre più che valido. Purtroppo, l'ho visto anche subito calato nel gruppo, perché voglio essere bravo, se non ti metti a disposizione della squadra e pensi magari già all'anno prossimo a trovare un'altra sistemazione, rimani bravo ma non fai la salvezza della squadra. Invece qui mi sembra che lui è giocatore, fa questo giocatore, di atti, cioè come la vive come professione, quindi cioè è difficile, sono giocatori in tutti i sensi e quindi nel gruppo anche hanno una mentalità giusta e si calano, però il gruppo è cresciuto anche sotto questo aspetto, perché se lo vivi anche con gente che ha una certa esperienza, no, può trasmettere, no, trasmette quello che può trasmettere, certo, come consigli, come vissuto. No, anche perché ci sono tanti giovani, ma proprio giovani. Però insomma gli fa bene una chioccia del genere. Se c'è, lui, c'è gente che davanti, insomma, ora, no, che senza parlare degli altri, però Zuppardo è uno che tutti gli anni ha sempre fatto i suoi gol, è chiaro che se capita una palla è più facile metterla dentro.
La domenica gliela presa bella il portiere, però. Eh sì, vabbè, però insomma, ripeto, ieri abbiamo fatto un'ottima prestazione, bisogna andare avanti su questo. Salto indietro in promozione, ancora nel nostro ping pong, vediamo le immagini di Vorno Lammari. Lammari ancora in difficoltà, il Vorno si sta tirando fuori dalle zone basse, e chiedo un commento a Pucci su questo campionato in generale. Qui vediamo il gol, uno dei gol ieri del Vorno, che ha pareggiato 2-2 il derby con il Lammari. Sì, io il Vorno quando si è giocato a Roma ha fatto una buona impressione, una squadra quadrata, una squadra che ha degli elementi interessanti come la punta Petracci, mi sembra, e altri giocatori che stanno facendo molto bene. Sicuramente sta ottenendo un discreto campionato, le loro ambizioni non so se erano quelle di raggiungere i playoff, ma parlando col direttore sportivo, detto, loro miravano molto alla salvezza e penso che non ci abbiano problemi per raggiungerla. E riguardo Lammari, nonostante il carisma del mio amico Stefano, purtroppo hanno preso un andazzo non tanto bello, perché a risalire la classifica non è facile, no? Poi, anche se adesso magari hanno preso due o tre giocatori importanti, che il pareggio di Vorno, secondo me, è un buon punto. Con noi hanno perso 2-0 la domenica passata, noi non dico di averla dominata la partita, però non abbiamo subito neanche un tiro in porta, quindi ce la siamo ampiamente meritata. Io auguro a Fracassi, a tutto lo staff dell'Ambra, al mio amico anche Vittorio, che riescono a salvarsi, perché ho tanti amici in quella formazione. No, poi sempre più siete meglio è. Sì, no? Quella formazione che avrei piacere di salvarsi, glielo auguro di cuore. E Lorenzo, quanto conta il comunale per questa rimonta? Perché giocare davanti al vostro pubblico, peraltro sempre più numeroso, e sul vostro campo, che veramente può fare la differenza. Conta veramente tanto giocare nel comunale, perché come hai detto te, c'è sempre tanta gente a vederci. Ieri, per esempio, lo stadio era praticamente pieno, con anche dei ragazzi che ci incitano, urlano dal primo al novantesimo, e ti dà quella carica in più che ti fa fare magari una corsa in più, via. Conta veramente tanto giocare nel comunale. Poi anche un campo grosso dove magari si può esprimere, no? Chi ha valori tecnici come i vostri su quel campo lì, sì, certo, si esprime meglio che non magari, ecco, a Vorno, con tutto il rispetto naturalmente per Vorno e per Lammari. Bene, io vi ringrazio davvero tanto per essere stati con noi, vi faccio in bocca al lupo per questo fine inverno, inizio primavera. Adesso è il momento più duro, perché ora ci si gioca. Sì, di solito i campionati si risolvono a primavera, quando ormai incomincia a farsi sentire un po' la fatica di tutta la durata del campionato, e quindi se arrivi in condizioni eccellenti in quel periodo lì, hai buone possibilità. Come state, Fofo, dal punto di vista fisico? Stiamo meglio, assai meglio rispetto a 2 o 3 mesi fa, diciamo. Ripeto, anche perché vincere aiuta a vincere. Poi, come hai detto te, quando hai anche dei giocatori di categoria, un attimino è anche più. Sono di categoria anche sotto l'aspetto. Gambadori, dal punto di vista umano, come? Perché io l'ho sempre trovato contro, no, con la Pistoiese, con la Lucchese. E in campo Lorenzo, era come Lorenzo, uno di quelli che faceva agitare e basta, perché ragazzi di lì non passava nulla. Come dicevi, proprio. Poi è un arbitro in campo, no? Sì. Lui è un ragazzo un gambissimo, anche, anche lui si è immedesimato subito con la società, i ragazzi. Ma poi pensavo che con l'età avesse qualche difficoltà, no? A ricoprire un ruolo così dinamico, invece no, è sempre a puntino. Poi lui è uno che si allena tantissimo. Sì. Non ha nessun tipo di problemi. Poi insomma ha 35 anni, 36, non ricordo l'anno preciso. Comunque speriamo di domenica superare la sua mancanza. E allora ci rivediamo lunedì prossimo, tornerà credo Lorenzo Bertolucci, vedremo come sono andate le gare con Fezzanese e Aglianese. Davvero uno spartiacque quello di domenica, sia per Givi Borgo che per il Castelnuovo. Noi facciamo il nostro in bocca al lupo. Grazie, Crepi. Grazie. E ci rivediamo con Pianeta Dilettanti lunedì prossimo. Un grazie alla regia di Marco Cervelli. Buona serata.